siamo in questi splendidi saloni di questo Palazzo Brancaccio, che è l'ultimo palazzo patrizio costruito a Roma, dove in ogni salone abbiamo un tema di degustazione, una degustazione che vuole essere anche una presentazione di quello che può essere un mercato, un regalo di successo per le prossime festività e non solo, ma anche per tutte le occasioni dell'anno. Parliamo di grandi distillati, di cioccolato, di dolciumi, di grandi vini. Oggi la ricercatezza è molto importante per fare un regalo, anche perché hanno dei giusti valori e poi sono cose concrete. Oggi tante volte non si sa che cosa regalare per determinate occasioni, cose che sono inutili, mentre una buona bottiglia di spumante italiano, una buona grappa, dei buoni dolci artigianali possono essere qualcosa di successo, di piacevole e di gradito. Abbiamo fatto un brindisi con un grandissimo champagne, con lo Champagne Rio, che è una maison che ha dei vigneti favolosi nella zona dello Champagne, dove abbiamo presentato il Blanc de Blanc, che è un champagne fatto soltanto con Pinot Chardonnay e si presta molto essere molto versatile, che può essere consumato in tutte le occasioni della giornata. Il discorso artigianale non è un regalo massificato, è sempre qualcosa di prezioso che conquista anche valore nel tempo, perché c'ha una manualità e una lavorazione di ore che veramente vuol dire quasi che è sottopagata. E poi un altro discorso di base, abbiamo anche fatto un po' una questione didattica quest'anno, perché ogni salone del palazzo abbiamo presentato con un ben preciso programma. Abbiamo presentato i vini con delle specialità di abbinamento, abbiamo presentato i grandi distillati con delle selezioni di cioccolato fondente, abbiamo presentato i dolci con passiti e vini dessert, e poi lo champagne abbiamo presentato con i vari abbinamenti gastronomici adeguati.